Cosa vuol dire barbaro? Adesso l'aggettivo ha acquisito una connotazione negativa. Viene dato a tutte le persone che si comportano in maniera non educata, vandalica, che fanno degli atti non molto corretti, che vengono visti come persone incivili. Ma anticamente aveva un altro significato. Da dove deriva? I greci avevano l'abitudine di chiamare barbari tutte le persone che non parlavano la loro lingua. Similmente, i romani utilizzano lo stesso sistema. Utilizzeranno il termine barbaro per indicare tutte le persone che non parlano la loro lingua, il latino. Barbaro è inteso nei greci e nei romani come straniero, persona che non conosce la loro lingua.